Amici della Cambusa di Nicco, facciamo uno stufato di maiale alla birra. Buono da morire, facile, gustoso, goloso. Cominciamo dagli ingredienti. Ho circa mezzo chilo di polpa di maiale, che proseguirò a scubettare in bocconi perfetti per lo spezzatino stufato. Dei pisellini surgelati vanno benissimo, sono strepitosi quelli surgelati, prendeteli di buona marca. Questi sono circa 3 cucchiai di pisellini, una cipolla, una carota, queste sono due piccine, quindi considerate una carota, un peperone, una bottiglia di buona birra, deve essere corposa, farina e aspettalo, vado a prendere. E questo, circa 300 g di passata di pomodoro della masseria Dauna. Andate sul sito masseria Dauna della mia amica Saveria, che sono pomodori pugliesi biologici, sono buoni, che se arriva fin lì e si torna indietro. Cioè il colore e la densità di questa passata vi dicono tutto. In questa teglia che andrà in forno, che ho già acceso a 150 gradi, ho messo una generosa dose d'olio, circa 5 cucchiai, e un bel po' di burro, saranno 40-50 grammi. Il maiale l'ho tutto scubettato, proprio a bocconi, e lo vado a passare nella farina, in modo da infarinarlo un pochino da tutte le parti. Questo perché quando adesso lo vado a sigillare diventa più bello, diventa più buono e rilascerà quel po' di farina nell'unto che servirà anche a legare. Lasciamolo rilassare qui dentro. L'olio è caldo, il burro si sta finendo di sciogliere e metto subito la carne dentro. L'eccesso di farina lasciatelo nel piatto perché non ci serve, e la facciamo rosolare a fuoco violentissimo, deve proprio rosolarsi bene, guardate come spumeggia. Nel frattempo ho tagliato la cipolla in maniera molto grossolana, così come le carote a bei disconi, perché poi le voglio sentire le carote in fase di masticazione, e lo stesso con i peperoni. Faccio delle belle listarelle, belle robuste, e poi le taglio così, ecco, queste dimensioni. Il burro sta spumeggiando proprio tanto, però la presenza dell'olio fa in modo che questo burro non si bruci, quindi ha conferito alla carne un aspetto veramente goloso, ma non ancora mangiabile, dateci i calmi. Metto dentro le verdure e faccio insaporire anche le verdure, adesso rilasceranno tutti gli aromi del soffritto. Questo è un soffritto tipico latinoamericano, con carota, cipolla e peperone, un classico. Vado a correggere, anzi da correggere, non ho nemmeno messo, vado a mettere subito, ora che la carne si è sigillata, vado a mettere il sale, non troppo, quello si raggiunge dopo, e una generosa manciata di pepe fresco, non lo comprate già grattugiato che sembra polvere da sparo, va bene, sia come sapore che come consistenza, no, troiaio. Per ora basta così, poi a raggiungerli dopo siamo sempre a tempo. È il tempo dei pisellini, ancora surgelati, ma noi non ci interessa, tanto vanno bene lo stesso. E si lascia andare per 5 minuti, ok? Ci siamo, le verdure si sono cominciate, stanno cominciando ad appassirsi, la carne ha un colore sempre più bello, l'odore è micidiale. Apriamo la birra e non vi preoccupate, una bottiglia intera di buona, deve essere buona la birra, deve avere sapore. Se volete usare una birra doppio malto, sì, se volete usare una birra nera, sì, se volete usare una birra artigianale, sì. E facciamo sfumare la nota alcolica. La parte alcolica della birra se n'è andata e quindi vado a mettere la passata di pomodoro della masseria Dauna, e ho preso anche il barattolo, ci ho messo dentro l'acqua perché qui era rimasta un pochino di salsa,
sciabordo, come si dice a Firenze, e vado a recuperare tutta la passata. Nulla deve andare sprecato. Do una bella girata. L'ho macchiata di rosso, non deve essere rossa, deve essere macchiata di rosso. Guardate che crema che si è già creata. Molto bene, molto bene, molto bene. Spengo il fuoco. Il forno è arrivato a temperatura 150 gradi, che sia statico o che sia ventilato non ci interessa, perché vado a mettere il coperchio e lo lascio con un mezzo dito di sfiato, in modo che piano piano i liquidi si evaporino, però non si secchino completamente. Adesso il ragazzo è lì che riposa, deve starci 2 ore e mezzo a 150 gradi. Tra un'oretta e mezzo, controllatelo, nel caso che mancasse un po' di liquidi ci aggiungete o del brodo o dell'acqua calda. Sono passate 2 ore e mezzo, spengo il forno. Lo apro così sfoga i vapori senza che gli occhiali mi si spacchino nel mezzo. Mi metto i guanti e vediamo un pochino che cosa è successo. A metà cottura ho dovuto aggiungere un mezzo bicchiere di acqua calda. Mezzo. Nuvola. L'aspetto è bello, l'aspetto è proprio bello, bello, bello. Mi piacerebbe tanto assaggiarlo adesso per sentire com'è e farvelo sapere, ma mi porterei via la bocca. E quindi io l'assaggio tra una decina di minuti, facciamo un quarto d'ora, meglio 20. Steffi, ti puoi fare un pochino più verso la porta d'ingresso? Perfetto, così. No, via, non resisto. Mestolo di legno. Donna delle rose. No, via, non resisto. Mestolo di legno e procedo all'assaggio. Si prende una carota, un pezzettino di ciccia, un po' di sughino e un pisello. Vai, sufficiente. Soffio. La carne è di un morbido. È buonissimo, vai, provate, perché è veramente una, come si dice a Firenze, una bischerata a fare. Chi t'ha scritto quello lì? Mi sono dimenticato di dirvi una cosa, nel caso che vi avanzasse un pochino di sughino, di pomodoro, piselli e così, e avete finito la carne, domani tirateci 2 rigatoni.